Se tu mi chiedi una sola volta in cui io abbia sentito il tifo della gente, non me ne ricordo una. Nel senso, ovviamente qua cammini, c'è la sfilata, ci sono tutti questi colori, i figli più colorati, le bandierine, è una cosa stupenda. Quando vai in barca non vuoi pensarci, perché vai in barca a fare qualcosa di grande. Se quel qualcosa di grande avviene, poi ovviamente viene giù di tutto. Sono Nicolas Brezzivilli, sono un cyclore, velista, ma anche idraulico. Ho il numero 9 sul casco e questa qua è la mia seconda campagna con Luna Rossa. La vela è stato sempre il mio primo grande amore, no? Quindi è quell'amore che ti resta dentro, è una cosa diversa. Il canottaggio è uno sport che tira fuori da te il totale, è nel bene e nel male, cioè ti vuota da qualsiasi cosa e ti dà delle sensazioni uniche. Mentre la vela è qualcosa di un po' più grande, è anche la passione per le barche fisiche, per la tecnologia che c'è dietro. Venendo da Trieste la vela è tutto. Il mio ingresso nel team me lo ricordo molto bene, ho già visto tutto il gruppo che pensavano di papabili e io ero nell'ultima cucciolata così, no? Finisco tutta la settimana, usciamo l'ultimo giorno, Shannon mi fa: senti, ma a che ora è il volo? Io: alle 5. Ah, ma se adesso rientriamo veloci con il taxi, puoi rifare il test sul grinder? Ho detto: sì, va bene. Perché secondo me tu puoi far meglio. Vabbè, se lo dici tu, ci provo. Facciamo il briefing finale con Max che ci ringraziava, insomma, così. E fa: ok, va bene, se Brezzi puoi fermarti un momento. Sai, tipo le superiori, così, se Brezzi, cosa ho combinato? E mi fa: senti, ci sei piaciuto, se ti va puoi tornare tra 2 settimane. A differenza del canottaggio, in cui quando vincevo una gara, un campionato, un mondiale, indifferente, la gente ti faceva i complimenti, quello che mi ha stupito è che a Auckland, quando abbiamo vinto la Prada Cup, o comunque quando abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, la gente ti ringraziava, che stai facendo quello che ti piace. È la mia passione, no? La nostra passione, venire ringraziato per quello. Ho capito che uno sport normale e la Coppa America sono su due livelli diversi, no? Nessuno ti ringrazierà mai per aver vinto un'Olimpiade, uno ti ringrazierà per aver vinto la Prada Cup, o io non lo dico perché sono un po' scaramantico, quindi non lo dirò.